Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione parleremo dell'umanesimo e del Rinascimento partendo da quello che è il contesto storico e culturale. Cominciamo col dire che agli inizi del 400 l'Europa supera la profonda crisi che aveva attraversato nel secolo precedente. Erano cessate le epidemie di peste, come non ricordare quella del 1348, a cui fanno riferimento anche alcuni letterati, primo fra tutti Giovanni Boccaccio. Quindi era migliorata la condizione della popolazione, prima di tutto da un punto di vista proprio della salute. La produzione agricola aveva ripreso un andamento favorevole, gli scambi si erano sviluppati, i commerci erano tornati a fiorire. Questo ebbe come immediata conseguenza un ripopolamento delle città e un miglioramento anche delle conoscenze tecniche. Alcune, fra l'altro, fra queste conoscenze si rivelavano ben presto di importanza fondamentale. Pensiamo ad esempio al perfezionamento della bussola o dell'astrolabio, quindi alla grande importanza che questo avrà per la navigazione, per tutte le scoperte geografiche che si avranno soprattutto a partire dalla fine di questo secolo. Non da ultimo anche la polvere da sparo, che viene utilizzata ai fini militari, cambia il modo di fare la guerra. Altra importantissima innovazione del 400, intorno al 1450, l'introduzione del metodo di stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg. La nuova tecnica si diffonde rapidamente e Venezia in particolare diventa la capitale europea dell'editoria. Quindi nel 1500 si stima che fossero già stati stampati circa 30.000 titoli e a Venezia si avevano ben 417 editori. Parallelamente a questo evento, che ovviamente ha avuto una grandissima importanza da un punto di vista culturale, ci furono altri mutamenti di enorme portata che modificarono proprio in modo, irreversibile gli equilibri economici e politici del continente europeo. Sicuramente due date importanti sono il 1453 e il 1492. Il 1453 è l'anno in cui i turchi ottomani, dopo un lungo assedio, conquistano Costantinopoli. In questo modo una storia plurimillenaria, quella dell'impero romano d'Oriente, cessa il suo percorso, quindi la sua capitale diviene una città musulmana. I turchi naturalmente non si fermano a Costantinopoli, quindi la loro influenza arriva a coinvolgere, possiamo dire, tutto il Mediterraneo. La presenza turca rende questo mare più pericoloso ed è fra i motivi che spingeranno gli europei a trovare nuove rotte navali verso l'Oriente, dove si approvvigionavano di spezie, e dando così inizio a quella che viene chiamata l'epoca delle scoperte geografiche. Quindi dapprima i portoghesi e subito dopo gli spagnoli cercano dei percorsi alternativi, inizialmente circumnavigando l'Africa e successivamente solcando l'Oceano Atlantico. La data simbolica, sicuramente quella più nota fra tutte quelle che riguardano le scoperte geografiche, è quella del 1492, ossia l'anno in cui Cristoforo Colombo sbarca nel continente americano, pur convinto di essere arrivato da tutt'altra parte. Ecco, è il motivo per cui questa data viene presa, insomma, la scoperta di un nuovo continente viene presa tradizionalmente come uno dei confini fra il mondo medievale e quello moderno. In realtà, però, la mentalità stava cambiando già da diversi decenni. Ecco, sicuramente la scoperta dell'America, oltre a ridisegnare la carta geografica, oltre a costringere l'Europa a mettersi a confronto con un mondo molto più vasto di quello che era conosciuto sino all'epoca, ha influenzato profondamente anche l'economia del vecchio continente, ma anche le abitudini di vita. Basti pensare agli alimenti introdotti per la prima volta sulle nostre tavole, come il pomodoro, la patata, il mais, il tabacco, il caffè, il cacao. E tutti questi prodotti rimarranno poi per secoli, sono tuttora tutti in uso. Dobbiamo ricordare anche che l'arrivo degli europei nelle Americhe ebbe delle conseguenze piuttosto gravi, piuttosto pesanti per i luoghi conquistati, che vennero letteralmente sottoposti ad un'economia di rapina. Gli abitanti furono ridotti in schiavitù e decimati anche dalle malattie, quindi non solo dal comportamento degli europei, ma anche proprio dal fatto di essere completamente indifesi da un punto di vista immunitario nei confronti di malattie che invece nel vecchio continente erano tutto sommato ben tollerate dalla popolazione.
formazione. Ecco, questo è fra i tanti motivi il contatto proprio fra il vecchio e il nuovo mondo, per cui il 1492 è un anno sicuramente di grande importanza, sia in senso positivo che negativo, per la storia non solo europea ma anche mondiale, quindi fa proprio da spartiacque fra il Medioevo e l'era moderna. Poi, ripeto, si tratta di una delle letture possibili perché in realtà dei germi di modernità erano presenti anche prima. Ecco, un altro dato importante che segna la cultura del Rinascimento e anche quella dell'epoca successiva è la cosiddetta riforma protestante. Adesso stiamo andando chiaramente molto per sintesi, però è giusto per inquadrare questo periodo culturale particolarmente ricco e quindi poter comprendere meglio quelli che sono gli elementi sia dell'umanesimo sia poi del Rinascimento. La riforma protestante inizia nel 1517, a seguito dell'iniziativa del monaco tedesco Martin Lutero di pubblicare le famose 95 tesi, ossia questo documento nel quale condanna l'immoralità della Chiesa di Roma e delle sue pratiche, quindi si scaglia in particolare contro la vendita delle indulgenze per quanto concerne le abitudini della Chiesa, ma anche la cosiddetta, insomma, vendita delle indulgenze, ma anche poi propone una profonda rivisitazione della dottrina cattolica, quindi dando luogo proprio ad una religione in parte nuova. Chiaramente non tarda a farsi sentire la reazione da parte cattolica, quindi la difesa della dottrina e l'avvio della cosiddetta controriforma, che trova soprattutto nel Concilio di Trento, tenutosi fra il 1545 e il 1563, la risposta all'azione di Lutero e dei suoi seguaci, ribadendo l'autorità del Papa, il valore dei sacramenti che erano stati messi in discussione da Lutero, l'interpretazione esclusiva delle sacre scritture da parte della Chiesa e ribadendo quindi quelle che sono le posizioni dottrinarie ufficiali della Chiesa di Roma. Ecco, tutte queste vicissitudini fanno un po' da contorno all'arte, alla letteratura che si sviluppano in quest'epoca. Non bisogna dimenticare che tra il 4 e il 500 abbiamo anche la nascita, da un lato, delle monarchie nazionali, quindi Francia e Inghilterra trovano ognuna la propria strada per un'unificazione nazionale, e dall'altro invece in Italia una situazione divisa e estremamente variegata. Quindi nella prima metà del 400 l'Italia aveva passato un periodo piuttosto tormentato di continue guerre fra i principati e stati regionali. Si era poi giunti alla pace di Lodi nel 1454, quindi stabilendo che i reciproci confini fra i vari stati dovevano essere rispettati, e iniziando un periodo di relativa tranquillità. Questo periodo però ebbe fine nel 1494 con la discesa del re francese Carlo VIII. E in seguito, nel 1527, con il cosiddetto sacco di Roma da parte di mercenari tedeschi luterani, che erano stati inviati dall'imperatore Carlo V dopo che il Papa aveva costituito contro di lui una lega fra la Francia e alcuni stati italiani, abbiamo appunto definitivamente una situazione di difficoltà nella nostra penisola. Situazione che andrà poi a ristabilizzarsi un'altra volta nel 1559, con però la pace di Cateau-Cambrésis, che vedrà ancora il predominio spagnolo questa volta sul nostro paese. Quindi l'Italia attraversa una fase politicamente molto complessa e anche piuttosto impegnativa, un lungo periodo di sudditanza, diciamo così, nei confronti di forze esterne. Ecco, da un punto di vista quindi economico e politico, questo serviva un po' a inquadrare il contesto in cui si sviluppano la letteratura e la lingua italiana prima dell'umanesimo e poi del Rinascimento. Ecco, da un punto di vista economico e politico, tra 4 e 500 l'Italia conosce appunto una crisi profonda. Gli stati regionali, fra l'altro, si trovano a dilapidare risorse per farsi guerra fra loro, e questo facilita il fatto che divengano preda delle mire espansionistiche straniere.
Ecco, possiamo dire che quello culturale è l'unico ambito alla fine in cui l'Italia conserva e anzi consolida, va a rafforzare il proprio predominio. Il fatto stesso che ci siano tante corti signorili diverse diventa un incentivo, uno stimolo allo sviluppo della cultura, perché in quest'epoca le varie corti rivaleggiano fra di loro per splendore. Quindi signori, principi, papi, cardinali si comportano proprio da mecenati. Quindi chiamano i migliori artisti ad abbellire le loro dimore, ad allietare il tempo libero dei cortigiani anche con spettacoli di vario genere, quindi dalla recitazione di poesie all'allestimento di spettacoli teatrali, danze, giochi d'acqua e così via. E in questo clima nasce proprio quella che viene chiamata la cultura umanistico-rinascimentale. Umanistico è un aggettivo che rimanda al sostantivo uomo. Quindi la cultura umanistica è quella che pone al centro del proprio interesse l'uomo, le sue azioni terrene, la sua possibilità anche di intervenire nel proprio destino, di modificarlo da sé, di essere padrone della propria esistenza, e prendendo in questo modo le distanze dalla cultura medievale, che invece poneva sempre l'accento sul rapporto fra l'uomo e il divino. Il termine rinascimentale rimanda invece all'idea di rinascita, quindi agli occhi di molti intellettuali si aveva proprio una rinascita delle arti e del sapere dopo il periodo del Medioevo che era considerato come un'epoca buia. Oggi sappiamo che il Medioevo è stato tutt'altro che un'epoca buia, ha avuto sicuramente dei periodi bui, ma ha avuto anche dei periodi di grandissimo splendore, con delle opere eccellenti, insomma, in tutti i settori, sia letterario che artistico e anche musicale. Però, quindi basti pensare nel 300 ai grandi letterati italiani, Dante, Petrarca, Boccaccio, ma pensiamo anche ad esempio per quanto riguarda la cultura musicale, a un Francesco Landini, a un Guillaume de Machaut, per la messa di Notre-Dame, oppure nella scultura possiamo ricordare i pulpiti di Giovanni Nicola Pisano, ma gli esempi sarebbero veramente moltissimi. Ecco, quindi il Rinascimento è stato sicuramente un periodo di grande splendore, ma gli uomini dell'epoca forse guardavano con troppa diffidenza il Medioevo. Oggi, ad una distanza maggiore da entrambe queste epoche, riusciamo forse ad apprezzare meglio i grandi tesori che sia un periodo che l'altro ci hanno lasciato. Sicuramente fra gli elementi fondamentali del pensiero umanistico abbiamo la grande fiducia nell'intelligenza dell'uomo. Quindi l'uomo visto come padrone della propria vita, capace grazie alle proprie qualità di realizzare importanti obiettivi in tutti i campi. L'ammirazione, anche una grande ammirazione per i testi classici, greci e latini, quindi per le umane lettere, da cui appunto il termine umanesimo. Questi testi vengono riscoperti, vengono studiati con una certa attenzione anche rispetto al passato, quindi sono considerati dei modelli da imitare e comincia a nascere la cultura della filologia, quindi del rispetto di un'opera storica che deve essere riportata il più possibile vicino all'originale. L'idea anche che l'arte si debba ispirare ai canoni di bellezza, di equilibrio e di armonia viene ripresa dal mondo classico. Per quanto riguarda la letteratura e la lingua, nella prima metà del 400 abbiamo una battuta d'arresto nella diffusione del volgare. Nel 300 i tre grandi poeti letterati, insomma illustri che abbiamo avuto, Dante, Petrarca e Boccaccio, hanno tutti scritto sia in latino che in volgare, ma sono passati alla storia proprio tutti e tre per un capolavoro in volgare. La Divina Commedia per Dante, il Canzoniere per Petrarca, il Decameron per Boccaccio. Nel 400 invece gli intellettuali umanisti, ammiratori del latino classico, proprio per questa loro bramosia di tornare all'antico, tornano a scrivere in latino, quindi contestando addirittura chi aveva preferito il volgare. Sarà uno dei motivi, forse anche per cui oggi alla fine li ricordiamo di meno, perché le opere in volgare, bene o male, sono arrivate fino a noi in una forma che è ancora accessibile ai più. Rimane comunque molto difficile leggere un testo in volgare del 300 per chi parli solo l'italiano corrente, ma se una persona non ha studiato latino diventa proprio impossibile leggere un testo latino, men che meno il greco per chi proviene ad esempio dall'Italia, ecco. Viceversa, un testo nel volgare fiorentino colto del 300 è comunque più accessibile.
Nel 400, dicevamo, si riscopre il gusto dell'uso del latino, anche se comunque abbiamo importanti autori come Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano, Leonardo da Vinci, che riconoscono comunque al volgare una certa dignità, eleganza ed efficacia espressiva pari al latino. Quindi si accetta alla fine l'idea che il volgare possa in qualche modo degnamente sostituire il latino, ma rimane aperto un ampio dibattito. Ecco, questo problema, questo dibattito viene chiamato questione della lingua. Alla fine, fra le varie posizioni che si creano, tende a prevalere l'idea sostenuta, la tesi sostenuta dal letterato Pietro Bembo. Bembo era stato autore della prima grammatica italiana e il volgare fiorentino illustre, con riferimento inevitabile a Boccaccio per la prosa e a Petrarca per la lirica, diviene fondamentalmente la lingua letteraria nazionale italiana. Quindi l'italiano di oggi discende, diciamo così, direttamente dalla lingua dei grandi illustri del Trecento. Gli altri volgari, quindi le altre parlate locali italiane, diventano dei dialetti. Ecco, chiaramente a causa della frammentazione in più stati regionali della nostra penisola e del carattere elitario anche della produzione letteraria, che alla fine è destinata ovviamente ad un ristretto pubblico nella misura in cui oltretutto abbiamo un tasso di analfabetismo elevatissimo fino a fine 800, in Italia di fatto rimane ancora per molti secoli una netta distinzione fra la lingua parlata, di norma appunto i dialetti locali, e la lingua scritta, letteraria, che appunto possiamo dire fino al Novecento, fino alle soglie del Novecento, rimane ben distinta da quella comune. Quindi possiamo dire che in passato, per un po' di secoli, abbiamo avuto tre lingue: il latino come lingua ufficiale della Chiesa e degli autori classici che si studiavano in lingua originale, il volgare fiorentino illustre come lingua dei letterati e poi tanti volgari, tante parlate a livello locale. Ecco, facciamo un'ultima sottolineatura su quello che è il sistema dei generi nel 400 e nel 500, così chiudiamo questa breve panoramica sull'umanesimo e il Rinascimento. In ambito poetico, accanto alle forme tradizionali, abbiamo la nascita di nuove forme poetiche, i cui testi sono spesso cantati anche con accompagnamento strumentale durante le feste di corte. Pensiamo ad esempio ai canti carnascialeschi di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, da cui il famosissimo trionfo di Bacco e Arianna. E abbiamo poi anche una stagione particolarmente felice per l'epica, in particolare due grandi poemi epici, l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Non sono chiaramente le uniche opere di questo genere, ma sicuramente sono quelle più celebri, e narrano le avventure e gli amori di dame e cavalieri, riscuotendo un enorme successo presso le corti, quindi è un genere particolarmente amato. Per quanto concerne la prosa, abbiamo nel 400 una fioritura molto intensa della novellistica, modellata sull'esempio di Boccaccio, e abbiamo anche nuovi generi letterari, ad esempio il trattato storico-politico-filosofico o anche morale. Nella trattatistica spicca certamente Il Principe, quindi il trattato politico scritto da Niccolò Machiavelli, che è sicuramente il più famoso di questo genere. Bene, abbiamo concluso questa panoramica. Chiaramente molte altre sarebbero le cose da dire, ma certamente, insomma, può essere stato utile dare un primo sguardo d'insieme al periodo dell'umanesimo e del Rinascimento. Spero che abbiate trovato utile questa lezione e vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere gli aggiornamenti. Arrivederci e alla prossima!